subito in camera tua e non uscire fin quando non te lo dico io, Giorgia? Ma dov'è? Che cos'è questo? Un biglietto? Non l'ho fatto apposta, ma vado via di casa per sempre, Giorgia! Salvo! Sì, Lucrezia, senti, anch'io sono tristissima che sono finite le vacanze, perché non mi va di studiare. Vabbè dai Lucrezia, sei fatto salti, ci vediamo domani a scuola, ciao 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 ciao. Uffi, però, è da un'ora che sto telefonando e mi sto annoiando tantissimo. Che posso fare? Lo sapete come mi diverto io? Io mi diverto un sacco a fare gli scherzi a mamma e babbo. Mamma, babbo! Dimmi, Giorgia! Dov'è la mamma? Non lo so. Ah, è fuori a fare il giardinaggio. Hai bisogno? No, babbo. Ok. Accidenti, ragazzi! Io volevo iniziare con la mamma a fare gli scherzi, ma non c'è, è fuori a fare il giardinaggio. Uffa, vabbè, mi toccherà iniziare col babbo. Intanto mi diverto comunque perché lui ci casca sempre. Giorgia, ma dai, per piacere, ma che scherzi sono? Dai! Dai, babbo, non l'ho fatto apposta. Ma come non l'ho fatto apposta, Giorgia? Vuol dire che il puff è volato dal cielo? Sì. No, Giorgia, guarda, poi a prescindere che mi poteva anche rompere un dente perché il bicchiere è di vetro. No, Giorgio, non ridere, non far ridere questo gioco, Dai, mamma, non lo faccio più, non ti preoccupare. Speriamo. Ora mi tocca asciugare a terra e riempirmi il bicchiere d'acqua perché mi l'hai sputata tutta a terra. Però questo scherzo è stato divertentissimo. Avete visto che casino gli ho fatto fare? L'ho fatto buttare tutta l'acqua per terra. Aspettate, c'è un altro idea in testa. Oh, è arrivato un messaggio, chi è? Ragazzi, lo sapete che questa qui è una corda a molla. Se io tolgo la zeppa, la porta si chiude da sola. E se io farò chiudere la porta mentre il babbo esce con il bicchiere pieno d'acqua, la porta sbatterà il bicchiere e questa volta non li cadrà in terra, li cadrà addosso. Messaggio inviato. Sciacquarsi, Salvo, ma me lo spieghi com'è successo, per favore? Non lo so, stavo uscendo dalla... Ce la fai? Aspetta, sì, ce la faccio. Stavo uscendo dalla porta e mi è sbattuto la porta in faccia. Non lo so, sarà stato il vento, non lo so. Mammina. Mammina, Salvo. Mamma mia, fa malissimo. Qui secondo me c'è il naso rosso. Guarda, se ce l'hai parecchio rosso e gonfio. Tieni, prendi il cotone. Tieni. Salvo, ma me lo spiego un po', ma com'è successo sta porta, il vento? Ma che ne so, stavo uscendo... Allora, Giorgio mi aveva fatto uno scherzo, mi aveva fatto buttare tutta l'acqua a terra. Sono andato in cucina a riprendere l'altro bicchiere d'acqua. Mentre stavo uscendo, la porta si è chiusa. Sarà stato un colpo di vento, ha fatto chiudere la porta, però mi è andato proprio in faccia. No, mi gira anche la testa, Dai, Salvo, cerchiamo di scendere giù, ce la fai, te la senti? Ci siedi sul divano.
Così almeno vediamo se c'è sto naso rotto. Ok. Non è tanto dritto, non mi sembra, sta gonfiando. Allora andiamo su. Mamma mia. Male. Non ti fa sedere qui. Cerca di stare fermo. Oh, mi giro la testa. No, fermo, dai, sai che faccio io ora? Mi fa male qui. Si vede, c'hai brutto sto naso, non mi piace. Senti un po', vado a prendere un po' di ghiaccio, ok? Ok, non respiro. Vai, però. Vado subito, stai fermo. No, guardate qua, ma che schifo. Ma come si fa? Si è proprio spaccato il naso proprio per bene, sai? Che male. Babbo. Dimmi, Giorgia. Ma ti fa ancora male? No, mi fa male tantissimo, c'è qualcosa qui che si muove, secondo me bisogna andare all'ospedale, mi sono rotto il naso. Babbo, mi dispiace tanto. Giorgia, non è mica colpa tua, dai. Amore, dimmi. Mi dispiace tanto per il babbo. Amore, anche a me mi dispiace, ma non è colpa tua. Invece no, mamma, è colpa mia. Come è colpa tua? Cosa hai combinato adesso? Io avevo fatto chiudere la porta e come il babbo era con il bicchiere in mano pieno d'acqua, io pensavo solo che gli cadeva l'acqua addosso, ma non che si rompeva il naso, non lo pensavo proprio. Ma come non lo pensavo, Giorgio? Ma non pensi mai quando fai queste cose? Ma cosa ti passa per la testa? Ma io dico, ma no, non si può, Giorgia, fila subito in camera tua e non uscire fin quando non te lo dico io, corri. Salvo, eccomi, tieni. Guardala, io non lo so. È sempre più gonfio e mi sembra che esca ancora più sangue. Che si fa? Mi fa male tantissimo. Ci credo. Si fa? Si va all'ospedale? No, anche all'ospedale. Provi a chiamare l'ospedale o parla con qualche dottore. Vedi se c'è qualche altro rimedio prima di andare da loro, dai. Va bene, via, faccio la telefonata, dai. Ragazzi, io volevo soltanto fare un piccolo scherzetto al babbo, ma non pensavo di rompergli il naso. Ora lo sa la mamma che sono stata io ed è arrabbiatissimissimissima. E pensate se lo sa anche il babbo, che si arrabbia ancora di più e mi metterà di sicuro in camera per tutta la mia vita. Prima che il babbo mi chiuda in questa camera tutta la mia vita, scappa di casa. L'ambulanza non può venire, ok. Allora guarderò se ce la faccio a metterlo in macchina. Sì, ok, va bene, dottore. Basta, non ci torno più in questa casa. Mi hanno stufato. Basta con queste punizioni. Allora ragazzi, ho appena parlato con l'ospedale e mi hanno detto che per un naso rotto purtroppo l'ambulanza non la mandano, quindi dovrò andare da Babbo Salvo a dirgli che dobbiamo andare all'ospedale. Speriamo ce la faccia ad alzarsi, perché il naso era veramente gonfio, rosso e perdeva ancora sangue. Se gli gira la testa, chi ce lo mette in macchina? Speriamo bene, ragazzi. Salvo. Che c'è? Purtroppo bisogna andare noi all'ospedale. Fai ad alzarti? Sì, ma non volevo andare all'ospedale, però. Amore, su, bisogna andare, perché ce la fai? Sì, ce piano, la faccio. Alzati piano. Io sai che faccio? Vado a chiamare Giorgina, vai, ok? Vai. Giorgia! Giorgia! Guarda te che non rispondi. Giorgia! Giorgia! Ma dov'è? Non c'è, ragazzi. Ma che cos'è questo? Un biglietto per mamma e babbo? Mi dispiace? No, per l'incidente? Non l'ho fatto apposta, ma vado via di casa per sempre, Giorgia! Salvo! Salvo! Giorgia è andata via di casa! Salvo! Salvo! Giorgia è andata via di casa! Come andate via di casa? Sì, su, non c'era! Io ho trovato una letterina, la stanza vuota!
della letterina che diceva che andava via. Come si fa? Ma sei sicura? Non è che è sotto il letto, ha controllato bene. Ho controllato, non c'è Salvo. Ma perché è scappata via? Non lo so, era dispiaciuta perché è stata lei, Salvo, che ti ha tirato la porta in faccia. Ma che si fa? Allora ragazzi, dobbiamo subito chiudere le riprese perché dobbiamo andare a cercare subito Giorgia, che è fuori, al freddo e al buio, e non conosce neanche questo paese perché è una settimana che stiamo qui in questa nuova casa. Devo andare anche all'ospedale e lei è scappata di casa. Che male, che male. Nel frattempo ragazzi, se l'avete vista, magari scriveteci nei commenti, così la andiamo subito a prendere. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciateci tanti like, se ancora l'avete fatto attivate la campanella degli aggiornamenti e soprattutto iscrivetevi al nostro canale. E io oggi con naso rotto e dispiaciuto che Giorgia è scappata via, che devo subito andarla a cercare, vi saluto con un grande wow. Non ce la faccio. Ci andiamo, andiamo, dai. Andiamo.